Un lavoro per andare avanti, per trovare un senso nella vita. L'appello di Giovanni Marano, padre della piccola Gioia, la bambina di 3 anni di Montella, affetta da una rara forma di cardiomiopatia, morta il 2 novembre scorso all'ospedale Bambin Gesù di Roma, dove era in attesa di un trapianto di cuore. Giovanni e la moglie Serena sono stati sempre vicino al loro angioletto, rinunciando anche al loro lavoro. Un calvario da cui la coppia è uscita distrutta, perché il cuoricino artificiale di Gioia non ha retto. Di Giovanni e del suo bisogno di lavorare ha scritto anche Emiliano Rubbi, un produttore discografico che ha sempre sostenuto la coppia di Montella, che ha scosso i social con le sue parole. Noi abbiamo voluto sentire Giovanni per dare ancora più forza al suo messaggio e testimoniare la vicinanza di un'intera provincia a lui e Serena, nel ricordo di Gioia, la bambina che l'Irpinia terrà per sempre con sé. Se volete potete scrivere direttamente a Giovanni a geomarano1980@gmail.com. Cerco insomma qualcosa che, a parte dal lato economico, qualcosa insomma che mi dia anche un motivo per svegliarmi la mattina, per dare un senso insomma alla vita in generale, dopo questa immagine tracciata lì, insomma. Ci ha provato molto perché siamo stati 2 anni e mezzo ininterrottamente ricoverati. E c'è stato insomma questo esito che non ci aspettavamo, che però purtroppo è andata così. Ho anche l'occasione per ringraziare tutti quelli che insomma ci sono stati vicini in questo lungo percorso, quelli che continuano insomma a mandarci messaggi di affetto e di sostegno. Io cercavo insomma appunto un qualcosa, un lavoro, qualunque cosa, sono disposto a valutare qualunque cosa, insomma un lavoro che mi dia la possibilità insomma appunto di, come ti dicevo, di ricominciare a ricominciare a dare un senso a tutto il campo. Ecco, partito fino all'ultimo, a mandare il sorriso fino all'ultimo secondo, fino all'ultimo istante in cui, quando abbiamo capito insomma che non c'era più niente da fare, l'abbiamo accompagnata insomma alla fine lei anche in quei momenti, ha continuato a lottare fino all'ultimo. Lei ci ha dato la forza in questi 2 anni e quello che speriamo che continui a darci anche adesso, che insomma siamo tornati a casa 2 anni e mezzo e non c'è.